La traccia è scritta nel piano strutturale di bilancio direzione Bruxelles, ma la famosa coperta è corta. La Premier Meloni parla di manovra equilibrata e seria. Sul piano lavorativo si sta pensando di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, ma le entrate ci devono pure essere e all'orizzonte si profila il taglio ai bonus casa e l'aumento delle accise del gasolio. Sarà una manovra seria, sobria, orientata alle imprese e alle famiglie, con l'obiettivo di ribadire i dati macroeconomici di questo periodo che segnalano tutti dei segni positivi per il nostro tessuto sociale ed economico. L'attenzione che abbiamo al ceto debole con il cuneo fiscale, con la restituzione del cuneo fiscale, ed in particolar modo quello che è una battaglia oggi di Forza Italia, che è la riduzione dell'aliquota IRPEF per quanto riguarda l'aliquota appunto al 33%, che dà risposte in particolar modo ad un mondo che al tempo stesso ha necessità di avere risposte dal governo. Se la maggioranza è impegnata a far quadrare i conti, le opposizioni sono al lavoro per trovare una quadra al loro progetto del campo largo. Anime e pensieri diversi che sulla carta provano a stare insieme. Conte lancia veti contro Renzi e il leader di Italia Viva non risparmia critiche e pentastellati. Un clima di caos, insomma, e nel mezzo ci sono PD, AVS e più Europa. Secondo me serve lealtà e serve metodo politico e mancano ancora entrambe queste cose per costruire un'alternativa di governo. Il metodo politico si ottiene facendo un tavolo permanente delle opposizioni. Il capolargo non è mai esistito, esiste il centro-sinistra ed esiste il Partito Democratico che, avendo ottenuto il 24% alle ultime elezioni europee, sente sulle spalle la responsabilità di guidare un processo politico alternativo alla destra guidata da Meloni.